Voce 24 News. Roma. Morto il sociologo Domenico De Masi, è stato presidente del Parco Nazionale del Cilento. È morto a Roma Domenico De Masi, aveva 85 anni. È stato un sociologo, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, dove è stato anche preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Nel 2008, è stato presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, su nomina dell'allora ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio. Nel 2020 ha ricevuto a Sapri il premio Terre del Bussento, è stato presidente della Fondazione Ravello, rilanciando il Ravello Festival e spendendosi per la realizzazione dell'Auditorium Oscar Niemeyer. Campania News. Cilento, Salerno. Razionalizzazione del sistema fognario, fondi per Camerota e Pisciotta grazie al CONSAC. Due importanti progetti approvati e finanziati con i fondi PNRR dei comuni di Camerota e di Pisciotta con particolare riferimento alla frazione di Caprioli grazie al CONSAC, per 1,5 milioni di euro. La fascia costiera della frazione marina del comune di Camerota risulta, allo stato attuale, avere una rete che fatica nel collettamento e convogliamento delle acque reflue prodotte dagli stabilimenti balneari e dai villaggi presenti sul territorio. Ecco perché implementare un sistema fognario che raccolga i reflui e li convogli efficacemente a trattamento. Ottima notizia anche per Caprioli di Pisciotta, dove l'attuale sistema fognario presenta criticità strutturali e non risponde pienamente alle esigenze territoriali. Grande soddisfazione è stata espressa da Gennaro Maione, presidente di CONSAC, Gestioni Idriche di Vallo della Lucania, Ettore Liguori, sindaco del comune di Pisciotta e Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota. Salerno. Edilizia scolastica, lunedì 11 settembre alle ore 11, a Palazzo Sant'Agostino, la conferenza stampa sui lavori assegnati. Il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri incontra la stampa per fare il punto sul completamento di tutte le procedure di gara di edilizia scolastica. Interviene anche l'onorevole Piero De Luca. Entro il termine previsto del 15 settembre, dichiara il presidente Alfieri, abbiamo assegnato l'appalto dei lavori che andranno a riqualificare circa 80 istituti scolastici superiori del nostro territorio, per un totale di 60 milioni di euro del PNRR. Inoltre lavoreremo alla realizzazione di altri 7 interventi di nuova costruzione e completamento di edifici scolastici, per un totale di ulteriori 27 milioni di euro. La provincia di Salerno in questo modo riesce a utilizzare tutti i fondi senza perdere nulla delle risorse assegnate. Si partirà dall'impermeabilizzazione per proseguire poi con il resto dei lavori. Salerno. Rubate attrezzature di un'associazione che supporta bambini oncologici. Ladri trafugano il furgoncino di un'associazione di volontariato, lo Sportello dei Sogni, impegnata a regalare sorrisi ai piccoli pazienti oncologici. I responsabili hanno spaccato il vetro di un finestrino e hanno portato via una borsa, uno zaino e tutta l'attrezzatura contenuta in un trolley utile all'associazione per supportare i piccoli pazienti. Sicuramente tutto il materiale dello Sportello dei Sogni lo butteranno da qualche parte sperduta, è il commento amaro della volontaria Daniela Salzano, e in caso doveste trovarlo in giro contattatemi cortesemente. L'associazione si occupa di offrire sollievo e qualche sorriso ai bambini oncologici provati da lunghi ricoveri. L'episodio è stato denunciato anche ai carabinieri. Cilento, Salerno. Premio Vassallo al sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli. È stato Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola, piccolo centro nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini nelle Marche, a ricevere il premio Vassallo, a 13 anni dalla morte del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Il premio, promosso da Comune di Pollica, ANCI, Legambiente, Slow Food, Libera, Federparchi, è rivolto ai sindaci virtuosi che hanno colto l'eredità del sindaco di Pollica affinché il suo esempio continui ad essere fonte di ispirazione per tutti coloro che decidono di mettere a disposizione della comunità impegno e competenze. Ogni anno è prevista l'individuazione di amministratori impegnati,
come il sindaco pescatore che ha ispirato il premio, nella valorizzazione intelligente e lungimirante dei territori che fanno bella e preziosa l'Italia, perché sono proprio i nostri comuni a giocare spesso un ruolo d'avanguardia in diversi settori, dalle produzioni di qualità, alle rinnovabili, passando per turismo sostenibile e la buona gestione del territorio. Basilicata News. Basilicata. Lunedì, 11 settembre, visita in terra di Lucania del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Si tratta di una visita istituzionale che testimonia l'attenzione della Lega verso i diversamente abili che, non di rado, sono più esposti al disagio sociale. Ne dà notizia il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. Il programma prevede, alle 10, l'incontro con le associazioni del terzo settore presso il Lido, il sogno del capitano, sul lungomare Nettuno a Metaponto, Bernalda. Alle 16, convegno con l'Associazione Italiana Persone Down presso la sala in guscio a Potenza, in via Verrastro. Seguirà l'incontro con dirigenti e militanti della Lega presso la sede regionale a Potenza. La Basilicata, spiega Pepe, e sarà una tappa ricorrente nell'agenda degli esponenti di governo della Lega perché il Mezzogiorno ha bisogno di un'attenzione supplementare, in ragione delle storiche criticità che lo pervadono. Basilicata. Frecciarossa, dall'11 settembre al via il nuovo servizio in Basilicata. La Regione, tornerà il diretto Potenza Milano. L'assessore alle infrastrutture Donatella Merra annuncia che, dal prossimo 11 settembre il Frecciarossa diretto Potenza Milano, tornerà a servire i lucani, a seguito dei lavori di potenziamento e ammodernamento della tratta regionale. Con il servizio sperimentale, sarà garantito l'arrivo a Roma in sole 3 ore e 5 minuti, conseguentemente anche le altre destinazioni, sino a Milano, si avvantaggeranno di questa velocizzazione. Calabria News. Calabria. Isabel Russinova riceverà il premio Elmo dei Bretti a Tiriolo. Con il suo grande patrimonio archeologico, la Calabria possiede degli scenari di grande suggestione per quel tipo di cinema che vuole raccontare la storia dei territori. All'interno del progetto Archeocinema Tiriolo, in esecuzione del programma di valorizzazione turistica e culturale dei borghi della Calabria, si svolgono le giornate del cinema archeologico. Nell'antica città Brezia, si terranno proiezioni, convegni e la prestigiosa consegna del premio Elmo dei Bretti a personalità del mondo cinematografico e archeologico. Tra queste, Isabel Russinova, attrice e produttrice de L'ultimo re, che verrà proiettato oggi 10 settembre. L'artista Isabel Russinova, per l'occasione, ha dichiarato: «La Calabria è una terra magica, abitata da una popolazione speciale che ormai frequento da diversi anni. È una terra ricca di straordinarie bellezze artistiche e paesaggistiche come poche. Sento che è un luogo che mi chiama, proprio per la mia passione per la storia e per l'archeologia che mi ha portato a scrivere molte cose». La voce del Meridione. Una voce libera. Informazione libera. Che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube. Resta sempre informato.